Ciccioli belligeranti, io sono il Dictator Lawrence e questo è il nuovo episodio con la Cold War, War Divide di Iron Curtain, Hearts of Iron 4. È il 18 luglio del 1954. In Italia, ragazzi, è salito lui, Giuseppe Pella, a capo della nostra amatissima Democrazia Cristiana, e che in questo episodio probabilmente dovrà prendere una scelta importante, nel senso che dopo questi due focus noi avremo una grossa scelta. Quindi andare per la resignation dello stesso Pella oppure stabilire una coalizione di centrodestra. Iniziamo a fare un deploy troops on Yugoslavian border, giusto perché per 900 giorni ci dà un più 10% di costruzione. E questo a noi fa veramente, veramente gola. Oltre a questo, ragazzi, allora, noi dobbiamo incamerare political power perché per poter, diciamo, puppetizzare la Libia, noi dobbiamo aumentare il nostro GDP. E per fare ciò io pensavo quasi di andare a fare un bel economic exploitation su di loro. Convogli da parte loro, perfetto. Noi tra l'altro siamo in guerra perché abbiamo partecipato alla guerra contro il Vietnam. Guerra in Vietnam che vede le nostre truppe italiche ormai vicino al confine. Allora, che sono queste qua, giusto? Dobbiamo rimetterle perché noi qua possiamo solamente provare a difendere Haiphong e queste divisioni qua. Proviamo a vedere se riusciamo a difenderle. Pronto. Non credo, eh. Dipende sempre se riusciremo ad arrivarci o che altro. Ok. Ma qui sembrerebbe che si tiene. Sembrerebbe che si tiene. Allora, noi potremmo anche iniziare a mettere i nostri aerei. E li metterei in air superiority e in CAS. Sì, signore. Ok, qua crisi su crisi intanto. Sì, signore. Dai, muovetevi ad arrivare, mio signore. Qua c'è la Turchia, eh. Qui c'è la Turchia. Pronto, signore. Qui ci attaccano pesantemente. Sono letteralmente esplose. Noi non riusciamo assolutamente a tenere lì, eh. Dobbiamo cercare di fare un po' di military points, perché se no non riusciamo a modificare nulla. Allora, vediamo un po' qua. Questo è la ricerca spaziale. Qua siamo nel 54, il cadmio l'abbiamo ricercato, l'hybrid propeller rocket l'abbiamo ricercata. Io avanzerei con la sperimentazione dell'arma fissione. No, qui ci dobbiamo passare. Nuclear engine. Mamma mia, i nuclear engine, ragazzi. Mamma mia, i nuclear engine. Siamo avanzatissimi. Qui abbiamo decisioni che possiamo fare. Noi questi non possiamo farli perché ci mancano le fabbriche. Ok, troop deployate sullo Yugoslavian border. Call for negotiation. Io non capisco se le dobbiamo tenere libere o che cosa. Se le dobbiamo tenere libere o cosa. Il problema è che in questo momento, adesso abbiamo anche il bonus dei 900 giorni, dobbiamo costruire come se non ci fosse un domani, ragazzi. Qui dobbiamo veramente costruire a più non posso. Mm.
meno 3.8, 80. Noi cresciamo al 10.90%, 10.90%. Noi non abbiamo dei paesi che hanno un income veramente basso, tipo l'Albania. L'Egitto è già abbastanza ricco. La Svizzera, per esempio. La Svizzera... ha tanto alluminio, la Svizzera. La Svizzera ha tanto alluminio. Che GDP alto che hanno loro. ...124, dobbiamo fare assolutamente la Libia qui, ragazzi. Allora, per l'economic exploitation ci servono 250 punti e non sono affatto pochi. Noi potremmo... sono troppe fabbriche quelle lì però, raga. Sono troppe fabbriche. Quindi è rimasto uno solo. Ne è rimasto uno solo. In Indocina. Perché questi ci mandano gli equipment. Direi che va bene. Allora. Qua ci vuole una vita per ricercare queste dottrine. Dunque, vediamo un po' qui. Qui dobbiamo scendere per il management, onestamente. Giù per il management, se no rimaniamo indietro. Allora, l'unificazione di Trieste. Ne vogliamo entrambe le parti. Noi vogliamo entrambe le parti. Threatening from Yugoslavia. Noi non torniamo indietro. Come? Ok. Oh, abbiamo ripreso Trieste, mio signore. Bene. Il pugno duro con Titino è andato a buon fine, eh? Allora, adesso qua possiamo decidere se scendere a patti con l'MSI e puntare verso la campagna di privatizzazione e le riforme capitalistiche, oppure continuare per la nostra strada. E io onestamente continuerei per la nostra strada. Perché io non ho intenzione di privatizzare tutto. Assolutamente no. Capitolata l'Algeria. Capitolata l'Algeria. Qui pian piano. Sì, signore. Allora, perfetto. Dunque. Adesso. Noi a livello di national sovereignty come siamo? Vabbè, siamo messi abbastanza bene. 195. Dai che dobbiamo andare... Mutual Defense Agreement. Ma no, io vorrei fare proprio l'economic exploitation qua. Così almeno iniziamo a fregargli un po' di fabbriche anche da lì. Siamo diventati finalmente una major, eh?
Ah, qui abbiamo anche i mercenari che possiamo... La Vinyl Corporation. Strike all'Aramco. Attenzione, il fondo PIF. È il fondo PIF. In Francia c'è Mister X. Jean-Paul David non si sa chi è. E qui c'è sempre lui. È il Francisco, mio signore. È il Francisco. 94.60. Dai che è buono. Dai che è buono. Possiamo papetizzare la Libia adesso, eh? È salito il nostro GDP, possiamo papetizzare la Libia. Ci servono 500 DPP. Ci serve 500 DPP. Ok, resignato Perez, facciamo The Iron Sicilian. E dovrebbe salire Mario Scelba, in teoria, come capo. Eccolo qua, guarda che bellino che è, carino lui. Cicciolo. Crackdown the Strikers, Daily War Support, Political Power Game, vai che ci serve assolutamente. 251. Dai che si va. Ma do, il GDP della Jugoslavia sta salendo in modo molto marcato, eh. Sta salendo moltissimo. Pesante sta cosa. Eh no, è vero, mancano punti. Va bene, dai. Allora, questo qua intanto di là non sta facendo praticamente niente, se non difendere gli ultimi porti di questi francesi sudici. Incredibili, sono morti degli italiani lì, per difendere quelle terre. Com'è l'economia turca? 49 e 34. 49 e 34. È il governo fantoccio della Libia. Non la, guarda, non la molliamo più la Libia. Altro che scatolone di sabbia. Qui rischiamo di prendere debito noi, eh. Chemical, molto bene. A sto punto io direi... Longshore income ci mettiamo troppo. Noi potremmo fare la preventive maintenance. Modern water infrastructure. Visita presidenziale russa al Pakistan. Ma a noi cosa ce ne frega del Pakistan, mio signore? A noi non interessa nulla del Pakistan. A noi interessa della nostra bella Italia. Noi potremmo risparmiare sulla polizia. Union, no, questa qua la manterrei. Ok, siamo tornati in attivo, così non prendiamo debito. Abbiamo dovuto abbassare le spese per la polizia al momento, che direi vanno anche bene. Noi potremmo fare una visitina a Washington, così dopo sotto andiamo a prenderci i 150 punti di PP. E qua abbiamo dovuto spenderli per forza di cose. È lungo. Direi che possiamo mettere anche a per 5 al momento. Io devo papetizzare la Libia a tutti i costi. Ci siamo saliti al 36%, stiamo costruendo anche le municipal infrastructure in Piemonte, così da spianarci la strada per la costruzione. Atomic Weapon Theory.
E direi a sto punto andrei a ricercare l'armamento. Il Vietnam e la Lao People's Republic. Potremmo utilizzare anche delle armi chimiche, eh? Cicciole. Il sarin. Ci stanno mandando, ragazzi, di Sherman nel 55, cioè... Mio signore, sviluppiamo qualcosa, almeno datemi i Pershing, datemi Sherman. Dobbiamo andare a fare la guerra dei sei giorni insieme a Isabella. Ma guarda che faccia, mi è tutto ingobbito. E lui? Total Productive Maintenance. E a sto punto andrei a ricercare questo dell'excavation. Ok. Dopo, appena abbiamo sbloccato uno di questi due slot sulla ricerca nucleare, ne butteremo uno sul militare, ragazzi. Ma qua con i computer come siamo messi? Siamo rimasti abbastanza indietro anche qui. Dobbiamo rimanere al passo coi tempi. 503, attenzione signori. Attenzione perché adesso la Libia è nostra! Sì! Molto bene, molto bene, molto bene. Perfetto. Molto bene. Guarda qua. La Democrazia Cristiana! Che governa la Libia con lui, che è un classico cristiano democratico. Al-Qadir Ibn Ali è un classico democristiano. Molto bene, molto bene. E la Libia adesso è nostra, mio signore. E la Libia è nostra. Ora, io direi, possiamo fare il crackdown the strikers, che ci dà un malus per 30 giorni alla stabilità e a tante altre cose. Ok. Perfetto. Allora, noi adesso possiamo anche iniziare a costruire in Libia, volendo, eh. Potremmo anche costruire in Libia. Early hard disk, molto bene. Dobbiamo ricercare lithographic processing. Coup in Yemen, attenzione, eh. Coup in Yemen. Io farei, facciamo una bella soppressione del Partito Comunista Italiano. Via. Schnell. Molto bene. Qui a Panini si è messi anche abbastanza bene, eh? I Panini, mio signore. Lasciagliele lì per dopo. Allora, vediamo un po'. Noi possiamo importare dalla Libia a 0,33. Fa ridere che comunque dalla Libia noi importiamo a 0,33. Monthly cost di 1. Di 1 dollaro. Perché è puppet, immagino. Perché se noi prendiamo dall'Ungheria costerà molto di più, no? No. No, 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 non compriamo per adesso. Allora. Vai che ci mandano armi ancora. Contro chi? Vietnam? Ah, ancora questo.
i trust territori del Somaliland. Sono entrati in guerra anche noi al nostro fianco. Molto bene. Ok. Allora, push for budgetary balance. Consumer goods meno 2. Perdiamo 5 di stab però, eh. Perdiamo comunque 5 di stab. Allora, avevo detto, tu mi devi andare a fare la ricerca dei fucili nuovi intanto. Tu inizierei a farti ricercare le combat support nuove. No, non possiamo. Perché serve prima questo. Ok. E tu invece mi sembra che eri rimasto sulla tecnologia missilistica e nucleare. Non nucleare ne abbiamo uno. Allora direi, continua con ciò che serve. Titanium alloys, molto bene. Questo boosta la produzione degli impianti di produzione, che sono delle strutture che si possono andare a costruire, come ad esempio l'idrometallurgia con le terre rare, e questo genera 2 di terre rare e meno 1 di ferro, di steel. Ok. Allora, macchinazioni politiche. No, prendiamo prima extend pension eligibility. Eligibility, che non è LGBT ma eligibility. Vai. Vabbè, questi aeroplani nelle riserve lasciali pure lì, perché a parte che fanno schifo, ma poi non ci servono. Ok, la Germania è entrata nella NATO. Io direi, senti una cosa, ma noi non riusciamo a questo punto a trovare uno stato abbastanza povero da influenzare. Tipo l'Albania potremmo influenzarla. Perché la Juga è ancora troppo... Noi potremmo influenzare l'Albania. Iniziamo ad influenzare l'Albania. Come sale. Guarda come sale. Abbiamo scavalcato l'Unione Sovietica in Albania. Questo non lo possiamo fare perché M5 Half Track. Allora, iniziamo a ricercare a sto punto anche i nostri le nostre meccanizzate, eh. Non abbiamo manco le meccanizzate del 45, mio signore. Siamo ancora in giro con le Isotta Fraschini cabinate ancora un po'. Allora, è il 1° febbraio del 1956 e attenzione, perché abbiamo cambiato il capo di governo, adesso c'è Mario Scelba. Non abbiamo accettato la coalizione con l'MSI, quindi diciamo l'estrema destra, e questa cosa comunque in ogni caso ci garantisce più del 50%, o meglio, noi abbiamo il 43%, però i liberali, che sono effettivamente il target di questo focus, noi andremo a fare per l'appunto la coalizione con i liberali, e i liberali hanno il 13.73, quindi ci darebbero un'ampia maggioranza e di conseguenza un ottimo margine per poter governare il paese. Il GDP è salito a 100.05, quindi direi che noi stiamo un fiorellino, e poi vorrei anche capire se dovrei lasciare 10 fabbriche libere per fare questo lancio inanimato nell'orbita terrestre. Io vi ringrazio della compagnia. Voi fatemi sapere se dobbiamo fare il lancio oppure ci teniamo le fabbriche, e ci vediamo nel prossimo episodio. Ah, la democrazia cristiana e lo scudo crociato.